Bentornati qua sul canale ragazzi, io sono FabLinker e oggi siamo qui su FIFA 23 per provare la modalità Volta, modalità che non ho ancora provato e ho il gioco dal day one praticamente, quindi mi manca. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è selezionare un personaggio. Io andrei con... ma con questo qui. Allora, nome, mettiamo FabLinker, giusto per FabLinker. Nome squadra come li chiamo? FabLink. Lo stemma, allora. Tutto molto bello, però. È uno stemma calcistico, scusate, con tutto il bene. Stemma calcistico io voglio. Oh, e che cavolo, è un gioco di calcio, no? Allora, questo è... questo mi ricorda molto l'Arsenal. Questo mi piace. Va bene così, andiamo avanti e creiamo la nostra squadra, credo. Modalità che l'anno scorso non era male, era abbastanza interessante. Voglio vedere quest'anno cosa hanno fatto di diverso. Allora, migliora il tuo avatar, io sono già un 82, il che è comunque interessante. Forza, vinci più duelli fisici. Ok, poi abbiamo... possiamo creare la finalizzazione oppure l'aggressività. Direi, visto che sono un attaccante. Ah, posso cambiare anche ruolo volendo. No, però facciamo l'attaccante, va. Facciamo questo. Allora, tiri al volo, controllo palla. Accelerazione. Ok. Aggressività. Potremmo fare anche... recuperi palla più spesso in difesa. Agilità. E va bene così. Per il momento va bene così. Insomma, 86 di overall. Non è affatto male. Poi immagino che andando avanti si otterranno punti e abilità. Allora, scegli la tua abilità distintiva. Turbo. Tiro esplosivo. Bulldozer. Prendi il volo. Visto che sono già molto veloce, farei tiro esplosivo. Giustamente, giusto per rimanere in tema. Già che, come dicevo, ho la velocità, mi conviene fare tiro esplosivo. Almeno ho una cosa in più, almeno. Bene. Quindi, personaggio creato. Anche se non ce l'hanno fatto personalizzare l'avatar, scusatemi, eh. Non ce l'ha fatto mica personalizzare. O sbaglio? Si può? Ah, personalizza, ok. Modifica avatar. Ah, ecco. Facciamo... un po' più robustello. Facciamolo così, così è più veloce. Ok, posizione va bene, genere va bene, testa, non che ci sia molta possibilità, eh. Allora, facciamo così, tono va benissimo, occhi, non cambia tantissimo a mio parere. Non sono cose così importanti. Sopracciglia alla CR7. E... naso vabbè, bocca vabbè, dai, sono cose... capelli mi interessa. Così è bellissimo, raga. Come potremmo farlo il nostro personaggio di Volta? Così. Ci sta. Colore.
No, Rosellino. Rosa fluo spacca. Sì, certo che voglio salvare le modifiche. Che scherzi, cioè, così bello non posso non salvarle. Su via, su via. Poi cambia outfit perché è veramente penoso. Si può? Ok. Divisa Australia. Ma così no. Cioè, dai. Non che ci sia tanta roba al momento, eh. Cioè, in compenso questa forse è la cosa migliore. Sotto? Sì. Forse. Forse è la cosa migliore alla fine. Calzini, vabbè. Scarpe, va bene quelle che ho. Chiari bianco, anche no, dai. Per favore. Tatuaggi, vabbè, niente. Esultanza casuale, no. C'è il Sium? Non c'è il Sium? Questo mi piace. Questo mi piace assai. È meraviglioso. È meraviglioso. Allora, detto ciò, penso che sia il momento del gameplay. Intanto è una squadra. Chi ho io? Ho questo Lien. Non è che ci abbia tanta qualità, in campo. Gioca rose volte. Volta. Online no. Volevo fare... Proviamo a fare battaglie volta. Da giocare in... Da giocare da soli, insomma. Perché volevo giocare da solo. Vediamo se... Se si può fare. Quindi non c'è come nello scorso che c'era un... Se non ricordo mai, nello scorso c'era tipo una modalità storia, diciamo, in cui tu andavi avanti, sbloccavi le varie competizioni, o ricordo male. È un peccato questa cosa. L'hanno fatto più alla Ultimate Team, insomma, un po' meno così. Vabbè, andiamoci a fare, ma che esordiente, facciamo almeno esperto, va. Controlla la squadra, assolutamente sì. Però peccato che questa cosa l'abbiano cambiata. Peccato, anche perché è così, per chi voleva giocare in singolo forse c'era un po' più di divertimento. Invece così o giochi online o tanto vale non giocarci neanche, insomma. Vediamo un po' il gameplay com'è. Sembra molto scivoloso dalle prime battute. Classico gameplay alla FIFA. Quanto mi manca FIFA Street, ragazzi. Quanto mi manca FIFA Street, perché questo sì è un... Diciamo è una cosa simile a FIFA Street, però onestamente, per quanto voglia ricalcare un po' la cosa del gioco di strada, no, così via, preferirò sempre FIFA Street, assolutamente sì. Non è facile, oh. Non è per niente facile, a esperto. Io pensavo fosse più facilotto. Invece manco per il K. Attiva cosa il tiro potente? Che me ne faccio? E la madò! Che tiro gli ha fatto? Aiuto, ma cos'è sta roba? Questo è fanta tutto, non è realistico per niente. Ma che è sto tiro? Queste cose non mi piacciono molto, onestamente. che gol gli ha fatto? Ma che gol gli ha fatto? Fuori di testa. Ridateci FIFA Street, non sta roba, vi prego. Parlo da nostalgico, lo so, però raga, cioè... Non c'è neanche la... Come dire... Non, di cosa vogliamo parlare? Cioè, non c'è neanche lo scontro proprio, cioè, sono due giochi... Cioè, uno è carino, si volta, ci sta, è carina come modalità, però rispetto ai vecchi FIFA Street, veramente, non ci siamo, raga.
Ma no, ma no. Vediamo se riusciamo a portarla a casa. Madonna, cosa ha preso? Non so come fare le giocate di classe per darci più punti. Grazie. Da solo non era facile passare. Bravissimo. A Tania, ma che stai a fa? Sono i falli secondo voi? Ma cos'è sto passaggio? Bellissimo. No, vabbè. No, vabbè. Vabbè. Primo tempo 1-1. Ma ci sono anche tipo, non so, perché una volta mi ricordo che tipo io avevo Ronaldinho nello scorso FIFA. Ci sono tipo le carte speciali, così via. I giocatori speciali che puoi comprare col tempo. Chissà. Bellissimo questo però. Questo è veramente bello come gol. Ecco la risultanza. Oddio, che roba orribile. Proprio molto modaiolo questo gioco, come vestiti, come tutto, no? Come si veste la gente per giocare a calcio. Cioè, per dire, il mio personaggio, io pensavo fosse un avatar all'infuori, ma come fa uno a vestirsi così per giocare a calcio con la giacca e con i jeans? Ma vi pare? Cioè, ma che ca... Ma veramente, eh? Non ha senso questa cosa. No, gliel'ho passata, pensavo fosse con noi. Ho sbagliato. E rubiamo sta palla. Vabbè, avete rotto, eh. Avete rotto. Bravissima Tania. Bravissimo. Da solo. Va da solo, però. E però non basta. E però non basta. Aia, siamo un po' sbilanciati. Grazie. Ma cos'è sta roba? Io volevo passare in mezzo, non volevo passare al muro. Brava Tania, ancora lei. E vabbè. E vabbè. Che gol. Che gol ha fatto. Porca miseria. Questo è veramente bello bello, eh. Questo è veramente bello bello. No. La facilità con cui mi ha preso la palla mi ha fatto rimanere spiazzato per un secondo. Prendi questa, prendi questa. Ah, bello, prendi questa. Avrebbe approfondito un po' questa modalità. Approfondita. Approfondita, andrebbe approfondita, ma non so se lo faremo perché poi... No, scusate, perché vale due il gol? Ho detto male? Perché vale due? Non ho capito perché, vale due. Non ha senso questa cosa. Perché hanno fatto delle cose speciali? Però boh. È pure scriptato qui. Io non ci credo. Vabbè.
Che è successo? Quindi pareggio? E che si fa ora? Non ho ben capito. Chi segna vince? Beh, sicuro segneremo noi. Già lo so, eh. Wow. Ma c'è fa blink. Che cazzo, ho vinto io. Sta per dare un calcio in faccia al portiere. Vabbè. Abbiamo vinto una partita, ok. E questo cos'è? Mazzi, difensore. Ah, il gol che ha fatto lei? Sì, da tipo centrocampo. Ha fatto un gran bel gol. Questo c'è da ammetterlo. Ha fatto un gran bel gol. Allora, traguardo. 200 crediti volta. Ok. E quindi che succede ora? 3 punti abilità mandato intanto. 3 punti abilità. E... vediamo un attimo cosa si può fare. C'è qualcos'altro da poter, di cui poter parlare. Obiettivo completato. Personalizza. Negozio volta. Obiettivi. Ok. Segna un gol con il tuo avatar. Non l'ho fatto? L'ho pur fatto. Vabbè. Io l'avrei fatto, ma dettagli. Personalizza. Abbiamo sbloccato alcune cosine. Cosa abbiamo sbloccato? Divisa Germania? Ma anche no. Ma anche no. Mi ci manca. Stile di gioco. 3 punti abbiamo. Contrasto in piedi. Vai e vai, ok. Siamo sempre 86, ovviamente. Ma vabbè, abbiamo fatto una partita, già 3 punti mi è andato, è buono come cosa. Negozio volta, mo son curioso cosa si può fare con il negozio volta. Per capire un po' l'andamento. Allora, puoi comprare... Vabbè, raga, però qua no, eh. Qui è la quinta essenza dell'orrore, ma cos'è sta roba? Ma io non ci voglio credere, dai, raga, ma per favore. Dovrebbe essere un gioco di calcio, raga, questo. Dovrebbe essere un gioco di calcio. Sono veramente alibito. Alibito. Sì, ma la mia domanda rimane, no? Per fare in modo che di cambiare la squadra... Cioè, come si fa? Domanda. Che vorrei capire. Volt Arcade. Proviamo Volt Arcade, che è una novità a sto punto. Proviamola, dai. Giusto per. Poi chiudiamo il video, perché sennò diventa troppo lungo. Però volevo provare a fare... Insomma... Proviamo anche nuove modalità, sempre, ammesso che ci sia gente. Intanto che aspettiamo, ci becchiamo dopo, ragazzuoli. Qualcuno sembra aver trovato qualcuno. Solo che, vabbè, hanno dei costumi. Uno è vestito normalmente, ci sta. L'altro, ragazzi, mamma mia, aiuto. Veramente aiuto, perché c'è... Mi fa salire il vomito vedere queste cose. So che sarò molto vecchia scuola come amore calcistico, no? Però, cioè, queste cose a me fanno venire veramente lo sbocco. Con tutto il bene. Cos'è? Dobbiamo aspettare per forza 45 secondi? Vabbè, attendiamo. Ci becchiamo dopo ancora. Dovremmo quasi esserci. Uno è uscito. Vediamo un po' se con due si può giocare. No, è tornato. Un altro è arrivato, così a caso. Benissimo. Vediamo cos'è questo Volt Arcade, perché non ho ben capito. Arena Dodgeball. Colpisci i tuoi avversari con la palla per eliminarli. Più resisti e più punti ricevi.
non ho ben capito, ma allora, tiro con cerchio e scivola, schiva con quadrato. Sì, però vabbè, perché mi faccio domande io? Perché? La vera domanda è perché mi faccio domande. Turno 1. Ma che cazzarola è? Mi ha colpito come? Scusatemi. Com'è che mi ha colpito, raga? Beh, ma che gioco è? Cos'è sta roba? Ma vabbè, raga. Oh, ma ce la fanno questi due a giocare? Mamma mia. Vabbè, siamo terzi, va bene, dai. Ma che ca... Oh! Ma cos'è sta roba? Sembrava la paperissima. Ma cos'è? No, vabbè, io non ci credo. No, mi ha colpito. Scusate che c'era ancora la mia musichetta di sottofondo, ma... L'avrei colpito veramente io. Ma no, ma porca miseria. Che cazzo di gioco è? Ma il senso, raga, dov'è? No, vabbè, ma come non l'ho colpito? Scusatemi, eh. Sì, vabbè. Cioè, veramente, turno 5. Tiè. Che culo. Mamma mia. No, vabbè, non ci credo. Vince Shaoblin. Che bella cosa, ma che bella modalità. Vabbè, ho fatto comunque una figura discreta, essendo la mia prima partita, quindi posso essere felice. Ah, era tutto questo? Non c'era nient'altro? No, fermati e riparti. Ho paura. Ho molta molta paura, onestamente. Ma perché fanno queste cose? Ma perché? Ma perché? L'essenza del calcio dov'è? Cioè, per carità, è anche carina come cosa, però... Ti alzi? E che cavolo. Turno 2. Cosa fa? Ma cosa fa? Rialzati. Ma perché ci mette mezz'ora a rialzarsi poi? Ma cosa fa? Io non capisco perché ci mette così tanto a rialzarsi. Ma perché casca di continuo sta gente? Vabbè, ma che è sta? Ma cos'è sta roba?
Ma è terribile! No, ma che cavolo è? Ma dai, ma... Ah, devo fermarmi e poi ripartire! Ma mi ero fermato io, scusatemi, eh. Mi ero fermato. Ma sono fermo! Quindi così non so come fermarmi, raga, ve lo giuro, eh. Se qualcuno mi spiega come fermarmi, lo faccio volentieri. E che cappero! E che cappero! E vabbè. ma cos'è sta modalità, ragazzi, dai. Guarda, guarda che si incastra lì. Ma guarda che robe. Ma guarda che robe, mi si era incastrato il personaggio. Ho vinto io? Cosa? Ho vinto io cosa? Veramente, ho fatto schifo. E ho vinto io, meraviglioso, raga. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che ho vinto io? Non ho parole, non ho parole. Non ho parole. Dribbling veloce. Cos'è? Dribbling sulle casate bianche? Vabbè, io... Va bene, ok. Facciamo che va bene così. Proviamoci. Non so come si fa, però proviamoci. Ah, ma che sfiga però. E datemi una casella anche a me. Oh, è rotto. Mannaggia. Cosa fa il mio? Perché si incastra? Sto facendo schifo, vero? Abbastanza. Aiuto. Due mal di testa mi sta venendo a me comunque, non vorrei di... Pensavo fosse finita. È solo il primo turno questo, aiuto. Pensa agli altri. Vabbè, vince Wadix, vabbè, sono contento per te Wadix, ma questa cosa è... Questo minigioco è veramente brutto, se posso essere onestissimo. È inguardabile, è inguardabile. Ma quanti minigiochi ci stanno? Quanti? Dodgeball, ancora. Ancora. Siamo a squadre stavolta? Fammi capire. Siamo a squadre? Nel caso, buona sapersi.
Sì, ne ho messo uno abbastanza forte. Ma Oh, non mi sta mica beccando a me. È incredibile, ragazzi. Sto andando benissimo. Sto andando io. Il dodgeball mi piace. Il dodgeball mi piace. Mi piaceva anche a scuola come sport proprio di singolo, di squadra. Mi è sempre piaciuto. Vabbè, ha vinto lui, sto tizio, che okay, 3400, io sono arrivato meno secondo, immagino. O terzo. Non mi sa che sono arrivato terzo, credo, eh. Sì, terzo. Per soli 200 punti non sono arrivato primo. No, ma che aggiungi come amico? Ma per favore. Crediti volta. Tutto molto bello. Allora, andiamo ad aggiungere altre cose. Equilibrio. Facciamo così. Perché è impossibile? Ma che è successo? Mi prende anche in giro? No, ma cos'è sta roba? Cioè, ma cos'è? Sono abbastanza confuso. Perché come modalità ci starebbe anche, ma ci sono alcune cose che mi fanno veramente confondere. Ma veramente tanto. Cioè, porca miseria. Il calcio moderno. L'ho visto l'outfit, l'ho visto. Ragazzi, vabbè, io direi che per il momento possiamo fermarci qua. Abbiamo visto quello che dovevamo vedere. Modalità carina nel complesso, ma con alcune cose abbastanza rivedibili. E si poteva fare di più. Si poteva fare assolutamente di più. Tre modalità, tra cui solamente una offline, le altre tutte online. E però per il momento direi che è tutto. Ci becchiamo o ad un prossimo episodio, oppure va bene così. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.